Benvenuti in questa lezione in cui introdurremo la libreria Shiny e le sue funzioni. Che cos'è Shiny? Shiny è un framework che permette di creare delle applicazioni interattive web-based utilizzando del codice R e questo permette di rendere accessibili tramite un browser, quindi in modo molto universale e diffuso, tutti i calcoli e le applicazioni che possono funzionare in R. Sostanzialmente la libreria Shiny, il framework, perché in realtà è un po' più complicato di una libreria, è in grado di generare tutte le funzioni di interfaccia utente che includono codice HTML, CSS, JavaScript per le visualizzazioni base e è in grado di gestire tutte le dipendenze nel ricalcolo dei valori in modo da poter aggiornare le visualizzazioni, rendendole perciò interattive. Gli elementi fondamentali di un'applicazione Shiny sono ovviamente i dati che vogliamo andare a visualizzare, la parte di interfaccia utente, che descrive la visione, la vista dal punto di vista dell'utente finale, e le funzioni del lato server, che sono quelle che fanno il calcolo effettivo e permettono di aggiornare le visualizzazioni. Sul lato server, in particolare, ci sono quelle che vengono chiamate delle espressioni reattive, ovvero delle espressioni che vengono automaticamente ricalcolate quando ci sono dei cambiamenti nei dati di partenza oppure nell'input da parte dell'utente, ad esempio il cambiamento di un parametro. Il meccanismo tramite cui funziona Shiny è relativamente semplice. Viene generata una pagina web che viene mostrata all'interno di un browser. Questa pagina è collegata a un server che viene eseguito all'interno di una sessione R, quindi è codice R a tutti gli effetti. Quando un utente fa un'operazione di input, quindi manipola gli elementi di input sulla pagina web, automaticamente i valori vengono inviati al server che li tiene in considerazione, ricalcola tutte le espressioni che ritiene debbano essere aggiornate e manda indietro alla pagina web, quindi al browser, l'aggiornamento necessario della visualizzazione. Ogni volta che noi ci colleghiamo a un'applicazione Shiny, sostanzialmente definiamo una nuova sessione, per cui più browser si possono collegare allo stesso server in maniera sostanzialmente indipendente. Questo è un piccolo diagramma che ci mostra come è costruito la struttura di Shiny, quindi abbiamo un utente sulla sinistra che si collega tramite un browser che gira su un PC, un laptop o anche un tablet. Questo è collegato tramite una connessione di rete a un server su cui gira R. All'interno di R funziona la libreria Shiny e la libreria Shiny sostanzialmente è la base per la nostra applicazione, quindi il codice che andremo a scrivere noi. RStudio è in grado di racchiudere in un unico ambiente sia il lato client, quindi il front-end, generando una finestra con un browser, un po' la preview che abbiamo già utilizzato con i documenti Markdown, e il lato server andando ad eseguire tutto il codice lato server con cui interagirà la visualizzazione all'interno del browser. Quindi è un ambiente che permette di sviluppare in maniera veloce queste applicazioni. Queste applicazioni però non necessariamente devono girare all'interno di RStudio, ma io posso andare a prendere la parte di backend e metterla su un server a sé stante e quindi utilizzare un browser qualunque per collegarmi. Come posso andare a costruire delle applicazioni Shiny? Beh, sostanzialmente posso utilizzare R Markdown, quindi andare a utilizzare i nostri soliti documenti in cui andiamo a mescolare un po' di Markdown che verrà trasformato in HTML e un po' di elementi Shiny, oppure posso utilizzare degli script veri e propri. Questa seconda opzione di solito viene utilizzata nel caso in cui abbia delle applicazioni abbastanza complicate, per cui R Markdown non permette di fare tutte le operazioni, di esprimere tutti i dettagli e di definire il layout grafico in maniera abbastanza precisa.
creare un'applicazione interattiva Shiny con R Markdown devo semplicemente andare a creare un documento Markdown di tipo HTML document. Attenzione, non un notebook perché il notebook viene rigenerato al volo, quindi deve essere un HTML document. E nel blocco di metadati che si trova all'inizio del documento devo andare ad aggiungere sostanzialmente questa dicitura, ovvero runtime Shiny. A questo punto, quando io ho a disposizione questa dicitura, il pulsante init, che di solito è in alto, sopra l'editor del documento, si trasforma in un pulsante che si chiama Run Document. Quando noi andiamo a cliccare su questo documento, automaticamente viene avviato il server e viene lanciata in una finestra separata un browser che si collega a questo server e quindi ci mostra la nostra applicazione interattiva. Per cui, ad esempio, posso andare a mettere elemento di input, quindi abbiamo una serie di funzioni che finiscono con input per andare a definire gli input, quindi è quello che vedete qua. Di fatto quella che vedete qui è un'applicazione Shiny che funziona dentro un browser. Quindi quello che viene proiettato è la finestra di un browser e è collegato a un server che ci sta mostrando e ha generato tutto questo contenuto. Quindi abbiamo un input che è questo valore, campo con un valore numerico, abbiamo un output, varie funzioni per generare l'output, quella che utilizziamo qui si chiama plot output e ovviamente genera un plot che come vedete in questo caso è un diagramma a barre e poi c'è il lato server che andrà a utilizzare una serie di funzioni che si chiamano render. In questo caso, avendo un output tipo plot, andremo a utilizzare una funzione che si chiama renderPlot. La funzione renderPlot riceve un'espressione, in questo caso è un'espressione composta, quindi tra graffe, che sostanzialmente mi dice come andare a costruire l'output che io voglio andare a visualizzare. Quindi output $bar, quindi vado a fare riferimento a un output che si chiama bar, il nome è definito quassù, e come faccio a costruire questo output? Vado a definire dei parametri, questi sono i margini un po' più stretti per visualizzare quella barra così, genero un bar plot, quindi utilizzo le funzioni R, sono i grafici di base, ma posso utilizzare ggplot senza nessun problema. A cui passo dei parametri, in particolare il parametro che ci interessa qua è input $n, che è il numero inserito in questo input. Quindi cosa succede? Nel momento in cui io vado a modificare questo input, Shiny, avendo utilizzato l'input nel calcolo di questo output bar, modifica l'input, significa che deve ricalcolare l'espressione e aggiornare la barra in uscita, il diagramma di a barre in uscita. Quindi se io incremento qui, automaticamente vedete che cambia il valore, ma cambia anche la lunghezza della barra. Per cui 7 e qui la barra diventa 7. Okay? Per cui andando a modificare questo, io posso tranquillamente andare a giocare con un valore che automaticamente scatena il ricalcolo dell'espressione e la rigenerazione del plot che viene inviato al browser e visualizzato. Vedremo gli altri tipi di input, di output e un po' di più su come andare a visualizzare gli elementi utilizzando le varie funzioni di tipo render. Un altro modo di utilizzare un'applicazione Shiny è quella di andare a sfruttare questa funzione che si chiama Shiny App. Shiny App ha due parametri che si chiamano UI, User Interface e Server e ci dicono sostanzialmente come andare a costruire la nostra interfaccia utente. Vedete che il codice è sostanzialmente lo stesso.
qui ho il mio numeric input, ho il plot output e poi ho output $bar assegnato da render plot. Quindi esattamente gli stessi elementi che c'erano prima. Il risultato è quello che vediamo qui, il funzionamento è esattamente lo stesso. Che cosa cambia? Che questo Shiny App costruisce una applicazione contenuta, annidata dentro la nostra pagina Markdown. Qual è la grossa differenza tra queste due modalità? Allora, questa è un po' più complicata perché devo andare a vedere, devo andare a definire come disporre gli elementi, per cui uso quel metodo fluid page per disporre gli elementi all'interno della mia app. Il vantaggio è che sostanzialmente ho la possibilità all'interno di una unica pagina Markdown di avere tante applicazioni annidate, assolutamente indipendenti l'una dall'altra. Mentre invece se utilizzo l'approccio che abbiamo visto prima, quindi andando a mettere qui e là all'interno del Markdown delle funzioni di input, di output e delle funzioni lato server di ricalcolo, ecco, queste sostanzialmente fanno parte di un'unica applicazione e quindi possono interferire l'una con l'altra. È un po' più semplice, però se devo costruire un'applicazione complicata, probabilmente l'uso di una variante annidata è preferibile. Ovviamente posso anche non utilizzare Markdown, assolutamente, ma andare a generare quella che si chiama un'applicazione web, Shiny. Questo lo posso fare con il menu File New, scegliendo Shiny Web Application. Questo sostanzialmente che cosa fa? Mi crea una cartella, all'interno della cartella mette un unico file app, oppure due file UI e server, a seconda di come voglio andare a suddividere i miei elementi, e questi contengono gli elementi che abbiamo già menzionato prima. L'UI contiene gli input e gli output, il server contiene le funzioni di ricalcolo. Posso costruire tante applicazioni Shiny, ciascuna verrà inserita in una cartella separata. Dentro ogni applicazione Shiny, che cosa avrò? Avrò l'import della libreria, la definizione di un'interfaccia utente, la definizione di una funzione server e la funzione Shiny App che prende i due elementi, interfaccia utente e server, e genera l'applicazione. Quindi sostanzialmente la sintassi è analoga all'applicazione annidata che abbiamo visto prima. Veniamo a parlare di quelli che sono gli elementi dell'interfaccia utente, iniziando dagli input. Gli elementi di input permettono all'utente di vedere un valore e poterlo modificare. Tutti gli elementi di input devono avere un nome univoco, che è sostanzialmente un'etichetta che viene utilizzata come identificatore e come nome di variabile all'interno di R, quindi deve essere un nome valido come variabile, nome di una variabile R. Gli input verranno poi considerati all'interno del server e potranno essere valutati in maniera reattiva, cioè un loro cambiamento può scatenare la reazione del ricalcolo dei valori di output. Quindi abbiamo l'input ID, che è il primo parametro di tutte le funzioni di tipo input, che è l'etichetta unica. Possiamo avere una etichetta, che è quella che viene mostrata all'interfaccia utente, e un valore, che è ragionevolmente il valore iniziale, più altri parametri che dipendono dal tipo di input. Per cui se ho un input tipo slider, oltre a l'input ID, l'etichetta visualizzata sull'interfaccia utente e il valore, potrò avere un minimo e un massimo che sono i valori entro cui si muove lo slider. Per cui posso avere tanti tipi di input. Iniziamo da quelli di tipo testo. Posso avere text input, password input e text area input, che
corrispondono sostanzialmente al un input normale su un'unica linea, una password segreta e un contenuto che può essere su più righe. Come tutti i testi su più righe in qualunque interfaccia web, io posso ridimensionare questo rettangolo per vedere meglio il mio testo. Quando ho a che fare con i dati numerici, invece posso andare a gestire un input numerico, come abbiamo visto nel nostro esempio iniziale, con le freccette per aumentare e decrementare, o in cui posso andare a scrivere il valore direttamente, 2,5, uno slider che si muove tra un minimo e un massimo, e quindi mi permette di muovermi, oppure una variante dello slider in cui vado a identificare quello che è un intervallo con un valore minimo e un valore massimo. Ho la possibilità di definire degli input, per cui posso avere una data, ovviamente quando vado a selezionare ho un calendario in cui posso andare a scegliere una particolare data, o posso avere due date, quindi ho il 12 maggio e qui vado a mettere il 20. Posso avere una scelta limitata a più valori, per cui ad esempio qui posso scegliere tra i tre valori low, medium e high, con questo menu a discesa, un drop down. Posso utilizzare dei radio button, utilizzando radio buttons con una serie di elementi. I radio button ovviamente per convenzione sono sempre mutuamente esclusivi, quindi quando ne scelgo uno gli altri vengono disabilitati. E poi ho ovviamente come radio button anche i checkbox. Posso avere i checkbox individuali, come in questo caso, con checkbox input, oppure checkbox group input, in cui ho un insieme di checkbox legati tra di loro, che quindi vengono raggruppati assieme. Posso avere degli input, per cui ho il browser, posso andare a selezionare un file, oppure semplicemente dei pulsanti. Quindi quando ho un pulsante posso cliccare e questo può scatenare qualche azione sul lato server, ovviamente se l'ho previsto. Quali sono gli output? Quindi gli input ci permettono di andare a definire dei parametri, gli output definiscono quello che vogliamo andare a visualizzare. Sostanzialmente ci sono tre tipologie principali di output: del testo semplice, delle tabelle oppure dei plot. Per ogni funzione di output, normalmente sul server avrò una funzione di tipo render appaiata con l'output corrispondente, per cui se ho un plot output avrò un render plot. Come gli input, anche gli output devono avere un identificatore unico, che verrà utilizzato per dare un valore, e ovviamente devo ricordarmi di definire una funzione render per ogni output e di scrivere nell'output. Non posso ovviamente andare a leggere da un output. Per quanto riguarda il testo, abbiamo due varianti, text output e verbatim text output. La differenza sostanzialmente è che il primo è testo normale e il secondo è un testo che viene messo dentro un elemento di tipo pre e quindi è formattato con un font di tipo una spaziatura fissa. Questi due output normalmente sono accoppiati con un render text e un render print che generano l'output specifico per queste due tipologie di output.
Per cui quando io ho un text output di data, ho del testo che è scritto così. Quando ho un verbatim text output, ho del testo, vedete, in font di tipo non proporzionale fisso. Per i dati uso render text, per il verbatim uso render print. Quanto riguarda le tabelle, ho due alternative, table output e data table output. Il primo è una tabella molto semplice, statica, fissa, mentre il secondo utilizza una libreria JavaScript che si chiama DataTables e genera una libreria, una tabella, scusate, dinamica che io posso andare a scorrere, ordinare, selezionare, eccetera. Per cui, ad esempio, questa è una tabella statica, vedete che è fissa, contiene i dati che arrivano da questa data frame, metricars, mentre invece questa è una tabella dinamica, che utilizza un data table output. Per cui qui dentro io posso andare a fare una ricerca, a navigare varie pagine, ordinare in base a una particolare colonna, eccetera. Assomigliano molto alle tabelle che abbiamo visto vengono generate automaticamente quando visualizziamo un data frame all'interno di un nostro elemento, di un nostro documento R Markdown. Abbiamo poi gli output tipo plot, che sono quelli tutto sommato più interessanti. Abbiamo visto negli esempi precedenti che la funzione per l'interfaccia utente si chiama plot output, mentre invece quella nel server si chiama render plot. Render plot può visualizzare qualunque tipo di grafico, sia quelli base che ggplot. Ecco un esempio di plot, vedete che ho il mio plot output con i parametri che sono l'identificatore unico e in questo caso una larghezza e un'altezza. Se non li metto vengono messi delle altezze e larghezze standard e fisse. Specificando altezza e larghezza, normalmente in pixel, posso andare a gestire in maniera più puntuale e precisa la dimensione di questi output. Sul lato server, invece, vado ad utilizzare la funzione render plot, che in questo caso utilizza la funzione hist, che genera un istogramma di un sample di dati, e assegno questo all'output che si chiama thisPlot, quindi questo nome di variabile all'interno di output corrisponde a thisPlot, stesso identificatore nell'interfaccia utente. Okay? Quindi il meccanismo è sostanzialmente analogo a quello degli input. Oltre al plot output ho anche image output, associato a un render image che permette di visualizzare delle immagini, JPEG, PNG, eccetera, HTML output e UI output che mi permettono di generare del codice HTML che verrà inserito nella mia interfaccia utente. Veniamo a ragionare ora in termini di reattività, quindi come avviene il ricalcolo dei valori di output e come questo viene scatenato dalle modifiche degli input. L'idea base è che la libreria Shiny gestisce un grafo di dipendenze che permette di associare un output agli input che sono utilizzati per andare a generare questo output. Per cui all'interno del server, quando si usa un input all'interno dell'espressione di calcolo di un output, automaticamente viene generato questo collegamento. Ovviamente gli input devono essere utilizzati soltanto all'interno di contesti cosiddetti reattivi, cioè ad esempio le funzioni di render o altre funzioni specifiche per variabili di tipo reattivo.
la presenza di queste funzioni reattive sostanzialmente genera e permette un approccio diverso alla programmazione, che è dichiarativa, ovvero io vado a dire semplicemente: per calcolare questo output ho bisogno di questi input e uso questa particolare espressione, che è diverso da un approccio imperativo in cui sostanzialmente vado a elencare passo dopo passo cosa fare. In che cosa cambia? Cambia nel fatto che in un approccio imperativo le istruzioni vengono eseguite una dopo l'altra nell'ordine in cui le ho inserite. In un approccio reattivo le espressioni vengono eseguite nel momento in cui è necessario eseguirle, ovvero quando dobbiamo reagire a un cambiamento degli input. Vediamo un esempio molto semplice. Qui abbiamo nell'input, nell'interfaccia utente, un input che si chiama numeric input, scusate, un numeric input che si chiama age, che ha un valore iniziale di 15, e un text output che si chiama sentence. Come faccio a calcolare l'output? Uso un render text. Segno output.sentence e faccio sostanzialmente un paste you are in range, e poi uso la funzione cat, che sostanzialmente va a identificare in quale intervallo cade il valore. Quindi 0,5, 5,15, 15,18, 18,35, 35,70. Per cui il valore iniziale 15 mi porta a generare un testo messo dentro l'elemento text output che si chiama sentence, se nel range 5,15. Se io incremento, automaticamente vado in un altro range, quindi mi cambia il contenuto. Quindi non appena cambio l'input, automaticamente Shiny è in grado di capire che è necessario andare a ricalcolare l'espressione legata a un particolare output. Quindi per ogni output ho gli input da cui dipende, per cui un cambiamento di uno di questi input automaticamente mi porta al ricalcolo e ovviamente alla visualizzazione aggiornata. In pratica vado a gestire quello che si chiama un grafo reattivo, in cui l'output sentence dipende da age e ovviamente il momento in cui viene eseguita quell'espressione dipende da quando e se viene cambiato l'input. Quindi il grafo può essere disegnato in questo modo. Quindi age è una dipendenza per sentence. Oltre all'utilizzo dei valori reattivi all'interno delle funzioni render, è possibile andare a dichiarare esplicitamente alcuni valori che sono considerati come espressioni reattive. Questo è molto utile se io, ad esempio, ho un valore che posso calcolare e poi utilizzare in diversi output. Quindi evito di utilizzarlo più volte, mi semplifica un po' la scrittura del codice. Sostanzialmente le espressioni reattive possono stare a metà tra gli input e gli output, andando a sfruttare la variazione degli input e aggiornando gli output di conseguenza. Per cui, ad esempio, questo che è un elemento molto simile, una visualizzazione molto simile, abbiamo un numeric input age esattamente come prima. Abbiamo un text output sentence esattamente come prima, e in questo caso poi ho aggiunto un verbatim text output che si chiama verbatim. A differenza di prima, che cosa faccio? Vado a dichiarare esse come una funzione reattiva. Semplicemente sto dicendo a Shiny: attenzione, esse è una funzione reattiva, quindi osserva quali sono gli input o le altre eventuali espressioni reattive che compaiono al suo interno, e se una di queste cambia, ricalcola esse. E soprattutto tieni presente che se esse viene utilizzato in qualche output, devi aggiornare anche l'output. Quindi in questo caso esse viene aggiornato con questo paste your age is input age.
questo punto vado a dire che apro di sentence render text di S. L'unica accortezza che bisogna avere quando abbiamo a che fare con le espressioni reattive è l'uso di queste espressioni tonde, perché in realtà non sono esattamente delle espressioni, sono l'equivalente di una funzione. Okay? Quindi vado a ricalcolare S e quindi questo dipende da una serie di altre cose. E quindi utilizzo S ma con aperta e chiusa tonda, di fatto una funzione. Stessa cosa per verbatim, in cui uso render print e a cui passo sostanzialmente S. Per cui un cambiamento, dell'input automaticamente mi aggiorna entrambi gli output. Il grafo reattivo a questo punto è fatto così. Abbiamo qui in alto age, in mezzo abbiamo S, la nostra espressione reattiva, e sotto abbiamo i due output, sentence e verbatim, che dipendono entrambi da S. Vediamo un esempio un po' più complesso e articolato. Qui abbiamo uno slider in alto, con l'etichetta NumSamples, da 10 a 20. In mezzo abbiamo un istogramma e in basso abbiamo un verbatim che contiene sostanzialmente un summary. Quindi l'idea qual è? Andando a cambiare il numero di sample, genero una sequenza di numeri casuali. Quanti sono i numeri? Quanto è indicato da quell'input. Vado a mostrare l'istogramma di questa sequenza di numeri casuali e vado a descrivere qui sotto, tramite il solito summary con 5 valori, lo stesso campione di numeri casuali. Per cui cambiando questo cambia l'istogramma e cambia anche il summary che vediamo sotto. Vedete, in questo caso la media è 0,3. Il minimo è meno 1,7, il massimo è 2,7. Come possiamo costruire questo codice? Allora, abbiamo bisogno sostanzialmente di un input che è lo slider, due output che sono il plot e il verbatim, e poi un lato server che al cambiare dell'input rigenera la distribuzione di dati e mostra il diagramma e mostra il sommario. Quindi la mia interfaccia utente avrà lo slider input, il plot output e il verbatim text output. Prima del verbatim c'è questa, che è una stringa che viene mostrata pari pari nell'output. Come faccio a gestire il ricalcolo? Beh, sostanzialmente vado a definire questa funzione che si chiama, questa espressione reactive, che si chiama dist, e vado a dire che è rnorm, quindi sostanzialmente una generazione di numeri casuali con distribuzione normale, dove il numero di elementi generati è input samples. Quindi un cambiamento dell'input samples, quindi lo slider, automaticamente mi genera un ricalcolo di questa espressione reattiva. L'espressione reattiva poi viene utilizzata all'interno del render plot, mostrando l'istogramma, e all'interno di questo render print, mostrando quello che è il summary. Okay? Quindi risultato netto, il grafo reattivo prevede samples come input, questa espressione reattiva dist, e poi i due output, il plot e il summary dei dati. Per Vediamo un altro esempio. In questo caso usiamo di nuovo la generazione di numeri casuali, ma la generazione di un nuovo insieme di numeri casuali
è comandato da questo pulsante. E il clic su questo pulsante sostanzialmente mi genera una nuova distribuzione di numeri casuali, aggiornando l'istogramma e aggiornando anche il summary che vedo sotto. Come posso andare a gestire il ricalcolo a partire dalla pressione di un pulsante? Lo faccio andando a mettere nell'interfaccia utente ovviamente un action button. Dichiaro che nell'interfaccia devo avere un pulsante. Sul lato server, come faccio a gestire il pulsante, cioè richiedere il ricalcolo della distribuzione quando viene premuto il pulsante? Ecco, posso nella mia espressione reactive andare a inserire input simulate, quindi accedo all'input, non faccio nulla del valore dell'input che si chiama simulate, ma semplicemente il fatto di indicarlo lì, il fatto che compaia all'interno dell'espressione reactive, automaticamente dice a Shiny di aggiungere una dipendenza. Quindi aggiungo la dipendenza e poi vado a generare una distribuzione di numeri casuali basata su una distribuzione normale di 100 elementi. E poi mostro il render plot e il render print, esattamente come nel caso precedente. E quindi ottengo questo esempio di visualizzazione. Posso anche gestire il caso di più dipendenze, ovvero gli output che dipendono da più input, per cui in questo caso, ad esempio, io ho uno slider che permette di andare a cambiare il numero di campioni, quindi mi porta a un ricalcolo, e un pulsante di simulate che rigenera una nuova distribuzione. In questo caso la dipendenza è doppia, quindi andiamo a vedere il codice. Nel codice ho due input che sono l'action button e lo slider input, i due output, plot output e verbatim text output, la mia solita espressione reactive che dipende da l'input simulate e da samples. L'espressione reactive dipende da entrambi gli input. E poi displot e summary data che dipendono a loro volta da dist. Quindi sostanzialmente, se vado a vedere il grafico reattivo, ho i due input simulate e samples, che sono delle dipendenze per dist, l'espressione reactive che ho dichiarato, la quale a sua volta è una dipendenza per il plot e per il summary. Ovviamente in casi come questi, molto spesso, quello che voglio fare non è tanto appena tocco qualcosa generare un ricalcolo, ma vorrei poter scatenare il ricalcolo dopo che ho impostato tutti i parametri. In questo caso, quindi vorrei avere un grafico reattivo in cui la dipendenza di dist è soltanto da simulate, dal pulsante e non da samples. Quindi un input fatto in questo modo, in cui un'app, scusate, fatta in questo modo, in cui io vado a modificare lo slider, quindi voglio avere 80 campioni, clicco su Simulate e a questo punto genero la distribuzione. Come faccio a fare questo? Beh, lo faccio tramite una variante delle espressioni reactive che si chiama event reactive. La funzione event reactive riceve due parametri. Il primo parametro è sostanzialmente l'evento o l'input da cui dipende il ricalcolo della nostra espressione, mentre invece il secondo parametro è l'espressione che mi dice come andare a calcolare. A differenza di reactive, in cui tutti gli input che compaiono vengono presi in considerazione come possibili
cause scatenanti per un ricalcolo, Event Reactive considera come causa scatenante per il ricalcolo soltanto la variazione del primo parametro, quello che viene chiamato l'evento. Quindi, nel nostro caso, io posso andare a modificare dist in modo che non sia un reactive, ma sia un event reactive, in cui il ricalcolo dipende semplicemente dall'input simulated, dal pulsante. E l'espressione che vado a utilizzare per effettuare il calcolo è rnorm input samples. In questo caso, anche se samples compare nell'espressione, una sua variazione non scatena il ricalcolo automatico, ma il ricalcolo automatico è scatenato soltanto nel momento in cui vado a premere il pulsante simulate. Il resto è sostanzialmente identico all'applicazione di prima. Il grafico reattivo in questo caso vede simulate come una dipendenza per dist e dist come una dipendenza per i due. Il fatto che samples venga utilizzato per andare a calcolare dist non viene tenuto in considerazione. Quindi una variazione di samples non scatena la reazione di ricalcolo di dist e ovviamente di tutto quello che segue. Posso andare a utilizzare anche dei timer che mi permettono di aggiornare le visualizzazioni al passare del tempo. In questo caso specifico vedete che io ho un reactive timer impostato a 1000, 1000 sono i millisecondi che vengono utilizzati per ogni aggiornamento, e quindi ogni millisecondi, ogni 1000 millisecondi, quindi ogni secondo, questa espressione reattiva cambia e di conseguenza cambiano anche gli output che da essa dipendono. Per cui qui io ho un render text che utilizza timer. Quindi lo menziona, non lo usa come valore, ma il fatto di menzionarlo scatena ovviamente la dipendenza. E l'output in questo caso è la funzione format che permette di andare a definire quali campi utilizzare per stampare la data e ora corrente. Quindi questa stringa di formattazione mi permette di andare a mettere il giorno della settimana, il mese, il giorno nel mese, l'ora e poi l'anno. E vediamo che sotto ogni secondo viene aggiornato l'orario corrente. Oltre a questi tipi di espressioni reattive, ne abbiamo un'altra che è quella che riguarda gli observer. Gli observer non sono utilizzati per andare a rigenerare l'output, ma vengono utilizzati per andare a eseguire delle operazioni che non hanno un impatto sull'output. Per cui stampano dei messaggi di debug, possono andare a contattare un altro server, possono aggiornare un database, scrivere un file, leggere un file, okay. Tante cose che non scatenano immediatamente una modifica dell'output. Per fare questo utilizziamo una funzione che si chiama observerEvent, in cui il primo parametro è come l'event reactive, la condizione che utilizzo per andare a scatenare l'esecuzione, e poi il secondo parametro è un'altra espressione che viene valutata, eseguita quando si verifica, quando viene modificato il primo evento. Il risultato però non è un qualcosa che verrà utilizzato altrove, ma è semplicemente un ricalcolo fine a se stesso. Quindi sono quelli che vengono spesso chiamati dei side effect, gli effetti collaterali. Leggo, scrivo una database, stampo da qualche parte, eccetera. Abbiamo detto prima, quando abbiamo visto i vari modi di andare a costruire un'applicazione Shiny, che possiamo all'interno di un documento Markdown inserire input, output e codice
lato server per generare un'applicazione Shiny, oppure possiamo utilizzare la funzione Shiny App che ci genera una versione embedded. Nel caso in cui utilizziamo una versione embedded, possiamo andare a specificare il layout, ovvero la disposizione degli elementi all'interno di questo rettangolo che corrisponde all'applicazione. Nel caso del Markdown, con gli elementi sparsi, distribuiti, sostanzialmente ho gli elementi che compaiono dove sono riportati all'interno del mio Markdown, e quindi non ho un vero e proprio layout se non l'ordine con cui vengono riportati gli elementi. Esistono all'interno di Shiny tutta una serie di funzioni che finiscono con page che definiscono delle disposizioni particolari di pagine. Noi abbiamo utilizzato negli esempi prima quella che si chiama una fluid page, che sostanzialmente si compone di una serie di righe che vengono riempite automaticamente man mano che aggiungo dei nuovi elementi e posso utilizzare Fluid Page in congiunzione con altri elementi di layout più specifici, ad esempio andare a specificare come funzionano delle righe. Ma questa parte io ve la riporto per completezza all'interno delle slide, ma non è sostanzialmente qualcosa che utilizzeremo direttamente nelle nostre esercitazioni.